Maestro Luigi Miracco, grazie per essere qui, referente della sciabola femminile Under 20. Abbiamo visto un quartetto che ha saputo brillantemente, oserei dire, resettare in pochissimo tempo, una semifinale che bruciava tantissimo perché siete riusciti a rimettere in piedi un match che probabilmente molti avrebbero considerato, non dico chiuso, ma quasi. E qual è stata la vostra forza nel gruppo? No, devo dire, oggi sono molto contento. In realtà aspettavo una medaglia di un colore diverso, come ti avevo già detto qualche giorno fa. Però, come dici tu, poi il resettare in quel momento è veramente molto complicato. E c'era sfuggita la semifinale, poi l'abbiamo ripresa e poi secondo me, veramente questa volta lo dico, un pizzico di sfortuna, perché poi Mary ha veramente tirato bene nell'ultimo assalto. Quindi ci è mancato veramente un pizzico di fortuna che ci ha, diciamo, ci ha abbandonato anche nell'individuale, quindi è rimasta così. Però poi, come ti dicevo, l'importante era resettare. Loro l'hanno fatto bene, hanno interpretato bene un match dove sicuramente partiamo da favoriti, ma con la delusione che portavamo appresso a 10 minuti dopo, diciamo, questa grande delusione, era veramente molto complicato. Bene, e ora diciamo che è difficile vedere in questa medaglia il bicchiere mezzo pieno. Come può trasformarsi, come può essere elaborato, ecco, al meglio questo risultato? Perché è un bronzo, è un campionato europeo, è un bronzo che conta. Allora, io penso che il modo migliore di interpretare questo bronzo sia quello di capire gli errori della semifinale. Abbiamo una rivalità bellissima, secondo me, contro la Francia, perché l'anno scorso ci perdevamo sempre, abbiamo perso tutte le gare di Coppa del Mondo con la Francia, europei e mondiali abbiamo vinto. Quest'anno avevamo iniziato vincendo, poi abbiamo subito l'infortunio di Carlotta, che tra l'altro saluto perché si è operata da poco e che le auguro veramente una pronta guarigione, e quindi la squadra ha perso un pezzo molto importante. Da lì abbiamo reagito subito e abbiamo vinto contro la Francia, ma poi nelle tre gare successive ci abbiamo perso. Quindi secondo me il modo migliore è quello di capire gli errori e capire veramente che possiamo farcela. La incontriamo sempre, quindi mi aspetto di incontrarla anche al Mondiale, quindi insomma capire gli errori che abbiamo fatto per poi ripartire nel migliore dei modi. Questo è l'obiettivo. Hai parlato dell'impegno mondiale. Come ora si prepara un impegno così importante di caratura come il mondiale, che può significare una bella e soddisfacente rivincita per le nostre azzurre? Allora, credo che il modo sia quello con cui abbiamo affrontato anche l'europeo. Le ragazze sono andate tutte al ritiro assoluto, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con delle ragazze che adesso hanno due importanti gare di qualificazione olimpica, quindi secondo me anche respirare quell'aria ha fatto sì che loro trovassero, cioè potessero allenarsi nel migliore dei modi. Ora probabilmente non faranno ritiri assoluti, ma ci sarà un ritiro premondiale a Tirrenia, e mi auguro che, insomma, che ci sia il clima giusto, ecco, che anche loro riescano a respirare quell'adrenalina, quella tensione che precede un avvenimento così importante. Bene, grazie mille maestro, e a domani.